Bene, detto questo, quando si riparte? Adesso, via della rana e della seta! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e oggi siamo qui con un nuovo video trekking. Oggi partiamo con la via della rana e della seta. Se già non l'avete fatto, come al solito iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate. E detto questo, via con la sigla! Obiettivo numero 1. Riuscire ad uscire da Bologna. Prima tappa del giorno, cimitero della Certosa, che è un pelino più avanti, però relativamente non è proprio una tappa della guida e quindi la saltiamo, anche perché serve un po' macabro fare delle riprese dentro al cimitero, quindi continuiamo, è meglio. Allora, siamo appena partiti e Davide, cosa è successo? No, adesso funziona l'app, cioè... Wolf Plus, che è l'applicazione che stiamo usando per fare il trekking, ci ha detto di abbandonare. Momento pubblicità, adesso di abbandonarci. Non è una pubblicità tanto buona però, No, adesso si è ripigliato. Vabbè, ci credo poco, però ripartiamo. E usciamo ufficialmente da Bologna! Allora, siamo appena arrivati al parco della chiusa e Davide ha letteralmente realizzato ora, è inutile che aver finta di niente perché hai appena fatto oh mio Dio, ma siamo veramente qui, che eravamo al parco della chiusa. Come le metti? First reaction shock. E finalmente lasciamo la civiltà per entrare nei boschi. Sono belli i boschi. Molto belli i boschi. Avete presente che nel video di ieri vi dicevo che potremmo aver beccato un po' di fango in questi giorni? Ecco, iniziamo con la fanga, l'acqua. Ci manca solo la neve, che però la potremo beccare da domani. Bene! Siamo arrivati alla prima intratappa del giorno, ovvero il Ponte Blu. Davide, sei felice che ti sei infangato? Lasciamo il bacino vivo di Suviana per continuare il nostro trekking. E adesso dobbiamo passare dentro alla tunnel, che poi è tipo una galleria perché dobbiamo attraversare l'autostrada. Ah sì, nel mentre è giunto il nostro magico cappello da esploratore. Ah, ma siamo sempre qua, signori! Gira che ti rigira, sto ponte ce lo dobbiamo fare almeno una volta una volta a viaggio. Abbiamo raggiunto la tappa di oggi. Sesto Marconi. Adesso andiamo in hotel. Ok, la giornata di oggi direi che si conclude qua. Primo giorno abbiamo deciso di dargli un 4 su 10 come qualità, perché cioè era quasi tutto asfalto, ragazzi. Infatti ho filmato anche poco, zero punti di interesse. E quindi anche no. Cioè sì e no. Comunque, vabbè, è andata bene oggi, 21 km e sono veramente cotto, ma non tanto per il percorso, ma perché avevo messo la termica sotto i pantaloni e ammetto, a mio discapito, che sono diventato un pochino più ciccio. Quindi i pantaloni mi stavano stretti, con anche la termica che faceva letteralmente da insaccato. Camminateci voi per 21 km sembrano un insaccato. All'inizio non me ne ero accorto, verso la fine avevo un male alle gambe, ma un male. Infatti adesso ci siamo fermati, ho tolto tutto, mi sono buttato sul letto e adesso mi riposo un po'. Vabbè, detto questo, adesso dopo cena e direi che ci vediamo direttamente domani con la seconda tappa. Buongiorno e si riparte per il secondo giorno di cammino. Allora, obiettivo di oggi sui 27 km sulla carta, in teoria, ma sappiamo tutti benissimo quanto è affidabile la guida. E niente, si parte... E oggi dovremo anche arrivare a Montesole, quindi bello, molto bello. E meno bello il fatto che la prima parte del cammino di oggi è tipo sulla statale.
Signori, sembra una cosa incredibile, ma finalmente lasciamo il sentiero per arrivare ai prati, al bosco. Ah, finalmente a fare un trekking. Niente più asfalto per ora, forse. Voi credete che quando io faccio trekking sono tutto serio, professionale, una persona a modo, tutto il resto, ma in verità sono... Oh, mi sembra di vedere un gatto. Come potete vedere, io sono qua. Davide è là, sulla stradina, piccolino, molto piccolino. E io devo arrivare là in cima. Poi per arrivare là in cima. Aiuto, tanta strada, tutta in salita. No, buono. No, 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 no. Salita fatta. È a mezzogiorno e mezzo, me l'ho fatta sotto al sole. Sta morendo, ma ci siamo. È veramente ripido. Guardate, si vede tutta là. Comunque, qua invece, qua, questo qua è Monte Adone, dove eravamo l'anno scorso con la Vedrida, è l'ultima tappa. Allora, teoricamente siamo arrivati all'oratorio di Santa Barbara, che è un punto di interesse di oggi. Questo, quel rudere, è l'oratorio. Direi che possiamo evitare. E dopo un'interminabile salita, so che adesso sono le 15 e 10, siamo partiti alle 10, quindi 5 ore per salire su a Montesole. Oggi sono veramente molto scarico, o si deve salire ancora molto? Io sono molto stanco. Comunque, se abbiamo ancora un paio di monti da fare prima di arrivare a stasera, e non so che ora arriverò a sto punto. Siamo arrivati a Caprara di sopra. Ora, tutta questa parte qua del parco di Montesole è interessato comunque dall'eccidio che ci fu nei tempi della Seconda Guerra Mondiale. Trovate un video mio di qualche annetto fa ormai qua sul canale, nel caso in cui vogliate approfondire. Adesso sinceramente non mi sento di rifarlo paro paro uguale, anche perché potrebbe diventare veramente molto pesante. Comunque adesso ripartiamo che abbiamo un altro paio di memoriali da visitare in questo tratto di trekking. Siamo arrivati a San Martino di Caprara. Anche di questo c'è sempre il video sul canale, quindi non vi sto raccontando tutta la storia, l'ho recuperato, al massimo vi metto la scheda. Là dobbiamo arrivare, dove c'è quel piccolo segnale in fondo. Sono leggermente provato. Sostanza, oggi, mi metto a favore di luce, sennò è tutto buio. La ripresa. Sostanza, oggi abbiamo dovuto scavalcare tre monti. Sono andato a scavallare il terzo, che è a 800 metri, qualcosa di altitudine. Che sembra poco, ma se devi farti 27 km su e giù, più su che giù, capisco che si inizia a sentire. La cosa assurda, che trovo veramente assurda, è che in 27 km non ci sia stato una singola fontanella dove riempire la borraccia, né un singolo fornaio, supermercato, cosa simile, nel quale reperire cibo. Quindi io non mangio da stamattina alle 9. Questa cosa mi rende molto nervoso perché ho fame. Comunque,
Adesso scaliamo l'ultimo monte e poi morirò, non ne posso più. È già tardissimo, sono già tipo le 6 di sera. Bene, siamo arrivati a Monte Salvaro, che è 826 metri, era il punto più alto della giornata di oggi. C'è un piccolo problema però, signori. Sono le 7:30 di sera e mi mancano ancora minimo 2 ore da passeggiare in mezzo ai boschi e una decina di chilometri da fare. Io sono al momento sfatto sopra la panchina perché non ne posso più, perché abbiamo fatto solo delle salite così e voglio morire, letteralmente, non ne posso più. Arriverò stanotte e devo ancora cenare. Bene, alle 21:30, nell'oscurità della notte, sono finalmente arrivato. Morto. Vado a cena. Ciao. Buongiorno, terzo giorno di cammino. Partiamo con una piacevolissima pioggerella che ci fa sembrare un buffo nero. Uno zaino arancione. Oggi 22 km circa e arriviamo sul picco più alto di tutto il cammino. A dimostrazione pratica che io ho cambiato letteralmente colore di maglietta e gli occhiali sono a goccioline, piove tanto, però non mi copro il QA, semplice fatto che sennò sudo come un riccio e questa cosa non buona. Ora si lascia la strada, la provinciale che stiamo facendo, e dobbiamo arrampicarci su per il monte e vi mostrerò una cosa assai bella. Lo vedete quello? Tutta quella rovina lì? È tutto fango e quindi si scivolerà un sacco, che bello! Comunque stiamo seguendo al momento sempre il sentiero 100 del CAI VLS, quindi via della lana e della seta. Ah, e per chi non lo sapesse, il nostro obiettivo di oggi è Ca' dei Pepoli, quindi forza! A parte qualche scivolata, siamo quasi illesi, ma garantisco che questa salita tira molto e col fango è ancora più divertente. Bene, in questo momento usciamo dal bosco, dobbiamo farci col denso sentierino. Però guardate che paesaggio, mamma mia. Guardate, vediamo anche un torrente. Ah, salvo, quasi. Oh, e infatti oggi terzo guado della giornata, quanto è bello. Andiamo. Fatto. Questo niente. Ed ecco un altro guado, perché non abbiamo abbastanza, signori. No. Però è super ripido. Acquetta. Via. Yeah. Ok. E di nuovo su per la salita. Se ho fatto bene i conti siamo a 6, li siamo guardati. Questo è pure profondo. Riprese acquatiche. Dai, attraversiamo. Guardate come zompo malissimo in acqua. Fortuna che ho le scarpe che reggono bene. Oh. Ma la mia domanda è: perché chi ha fatto questo sentiero ti fa guardare in mezzo ai fiumi e non è segnato sulla cartina? Tutto sentieri interrotti che noi attraversiamo comunque. Vabbè, lasciamo stare, voilà. Che dire, oggi è proprio una splendida giornata. Ora, magari ci sto facendo la figura del lamentone, però va bene, una, due, tre, ma la 20ª cosa che non funziona a sto punto, tanto vale dirle. A parte aver guardato tutta quella fanga che vi ho mostrato prima, per altri mezz'ora buona, era tutto così il sentiero. Arriviamo sul sentiero e è tutto pieno di alberi, rami, tutto andato a ciaoni. Finalmente dovrò scavalcare la boscaglia per arrivare là in cima. Possibile, l'anno scorso non era così il viaggio, mi pare. Allora, io mi devo arrampicare su questa salita, vi mostro le condizioni. Letteralmente faccio un passo e vado indietro di due e scivolo fortissimo. Veramente bella questa via della lana e della seta.
Bella. Sì. Adesso continuo a camminare perché sto scivolando indietro nel mentre. A sto punto documento. A parte la camminata lì di fianco al torrente che è sotto e vuoto perché è crollato, il sentiero comprende un salto di mezzo metro nel vuoto. Va bene, che bello. Continuiamo il report. Cioè, il sentiero è composto da pietre inclinate, scivolose, perché ovviamente è tutto all'ombra, quindi è tutto umido, e tu devi andare giù per la discesa. Detto questo, visto se non sono scivolo, che mi sono provato abbastanza al mio limite di supportazione e pazienza, visto che il sentiero non è praticabile e in modo sereno e civile, ho decretato che arriverò a Castiglione dei Pepoli e che il mio viaggio terminerà lì, perché dovrebbe essere teoricamente chiamata vacanza, facendo qualcosa che di base mi piace molto, ovvero trekking, e invece si sta traducendo in una cosa odiosa. E quindi sinceramente non ho intenzione di continuare questa situazione, che non mi fa stare bene. Siamo arrivati al lago di Santa Maria. Veramente bellino, con la sua diga. Bello bello, un bel posto. Ci arrampichiamo su verso Castiglione dei Pepoli. Ciao, sono Axel che monta i video. Mi sono reso conto che non c'è una vera e propria chiusura per questo video che ho registrato, anche perché dopo l'ultimo clip che avete visto ho raggiunto la meta, dopodiché mi sono fatto raggiungere dalla macchina e sono tornato a casa, quindi finiva lì. Allora, direi che sono passati un po' di mesetti da questo video e ammetto che è un bene, perché mi è servito per fare un po' mente locale di quello che non mi è piaciuto di questo viaggio. Allora, ci sono tre punti fondamentali che ho tirato fuori che secondo me non hanno funzionato durante la Via della Lana e della Seta. E il primo è il fatto che prima, seconda e terza tappa, ma ho visto che anche le altre, sarebbero state per la maggior parte su strada statale asfaltata. Ora, se devo fare un trekking per stare a passeggiare su una statale senza marciapiede, con le auto a fianco che ti sfrecciano 80 km/h se non di più, auto e tir, anche no, nel senso non è piacevole, non è sicuro e infatti ho preferito non mostrarvelo durante le riprese. Secondo punto, la guida. La guida è fatta veramente male per quello che mi riguarda, perché al contrario della Via degli Dèi è molto meno precisa e non specifica il fatto che, ad esempio, nella seconda tappa, che è la più lunga, non ci sarebbero stati per chilometri e chilometri letteralmente mai né punti ristoro né punti acqua. Di conseguenza uno parte sì preparato, però arrivi a un certo punto che l'acqua la finisci probabilmente, e se non hai neanche una fontanella per 29 km quanti erano, quasi 30, fra una roba e l'altra, erano di più di quelli che vi ho detto nel video, e cioè, anche no. Oltre a quello, appunto, l'altitudine e il sentiero erano fatti molto approssimativamente, tant'è che appunto ci siamo visti dover scalare tre monti con delle salite, letteralmente così, che no, non c'era scritto sulla guida, e avremmo preferito girarci d'attorno. Vabbè, comunque. Terzo punto che secondo me non ha funzionato, gestione generale del sentiero. Mi dispiace dirlo, ma era fatto tutto veramente da cani. Prima di tutti, le indicazioni. Fatte male, non presenti ovunque, cioè non presenti nei vari svincoli, ma soprattutto poco precise, cioè alcune volte erano proprio girate dalla parte opposta del sentiero. Cioè, ti vai a perdere così. Il sentiero, altro punto super dolente. C'erano zone nei quali era stato disboscato, non mi sembra per un valido motivo, cioè nel senso proprio alberi interi buttati giù, ma lasciati lì, non trasportati via, ed erano lì già da un po' di tempo, si vedeva, e il sentiero era pieno di rami, foglie, sassi buttati così random, il che rendeva veramente il passaggio difficoltoso. Il guado dei fiumi, cioè dei fiumi poi ruscelli, però una quantità assurda, senza un ponticello né nulla, il che ovviamente ti va a bagnare. E proprio perché erano stati fatti dei lavori un po' così a randomici, un po' approssimativi, il sentiero in svariati punti presentava solchi di, 30-40 centimetri, anche 50, delle ruote dei camion, che ovviamente con le piogge si erano riempiti d'acqua e fango, e non c'era modo di girarci d'attorno, perché il sentiero aveva ai lati, appunto, dei muretti. Di conseguenza tu passavi in mezzo a queste pozze, infradiciandoti e infangandoti tutto. Quindi anche il sentiero secondo me fatti gestiti male. In generale si è tramutata
Una volta passata l'euforia iniziale, letteralmente in una survival mode non richiesta, e che mi ha fatto desistere al terzo giorno. Ho detto, guarda, basta. E secondo me ci vuole un po' anche di maturità e di consapevolezza che se non te la stai godendo, se non ti stai divertendo a fare una cosa, provi che ti riprovi, ma è anche giusto che arrivi a un punto nel quale dici, no, guarda, lascio perdere ed evito di farmi male, perché poi quello è il rischio. Bene, detto questo. Spero che il video vi sia comunque piaciuto, spero che vedermi fare un po' il cretino così vi piaccia, è un format di video che un po' volevo sperimentare, fatemi sapere se vi è piaciuto. Detto questo, se già non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate, noi ci vediamo prossima settimana con un nuovo video e qua sotto in descrizione c'è sempre il link al mio profilo Instagram dove vi aggiorno giorno per giorno. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!